Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quenty Channel. Oggi sono qui con questo nuovo video e oggi ragazzi siamo con un video un po' strano, perché ragazzi la Rockstar Games sta togliendo tutti i soldi moddati dal gioco, veramente tutti quanti ragazzi. E guardate un po', ragazzi, ho pochissimi soldi. Allora, in poche parole, che cosa mi è successo? Sono andato online e mi è arrivata questa notifica qua che mi diceva che il mio profilo aveva ottenuto dei soldi illeciti su GTA Online e che in poche parole la Rockstar mi ha tolto tutti i soldi di GTA Online, cioè tutti i soldi moddati che io avevo sul mio profilo. Ragazzi, me li ha veramente tolti tutti, ero rimasto con 0 dollari. Poi, siccome oggi è uscita questa nuova moto, adesso ve la faccio vedere. Andando sul sito Southern San Andreas potrete notare questa moto, la Pegassi Vortex, avendo un prezzo di 356.000 dollari, ed è questa qui che andremo a modificare in questo video. Siccome ragazzi vi dovevo mostrare questa nuova moto, ho deciso di vendermi un'auto che non mi piaceva tanto e ho accumulato 564.000 dollari 294. Però questi soldi li ho accumulati adesso uscendo dallo Santos Custom, perché ho venduto appunto quella macchina. Quindi ragazzi, se avete un profilo moddato siete a rischio di ban. Ovviamente la Rockstar non mi ha tolto tutte le proprietà che ho, quindi non mi ha tolto le mie case, non ha tolto i miei veicoli, i miei uffici, i miei magazzini eccetera, ma semplicemente mi ha tolto tutti i soldi che avevo nel conto corrente. Quindi in poche parole ho ancora la garanzia di tutte le mie macchine eccetera, quindi se voglio per esempio acquistare qualcosa ho per fortuna tante auto costose che posso tranquillamente vendere eccetera. Quindi non è per adesso quello il problema. Vedrò se riesco a farmi qualche altro personaggio, ma per adesso ragazzi non vi consiglio di farvi un personaggio moddato. Quindi se siete con l'intenzione di farvi un personaggio moddato, io vi consiglio di non farlo, perché la Rockstar sta veramente togliendo tutti i soldi. E non sono l'unico, perché comunque sia a molte persone sta succedendo questa cosa. Siccome io ho anche la PS3, ho controllato su PS3 e su PS3 ho ancora i soldi, cosa che invece su PS4 non ho. Quindi ragazzi, la Rockstar Games sta modificando il vostro conto corrente, in poche parole vi sta togliendo tutti i soldi sulla PS4 e penso anche su Xbox One e PC, non lo so poi. Comunque sia, io sono su PS4. Non capisco perché la Rockstar stia facendo tutto questo, perché comunque sia c'è una vita che esistono le mod e che andiamo avanti con i personaggi moddati su GTA. Però adesso ragazzi la Rockstar si è accorta, forse in questo momento stava dormendo e adesso si è accorta della presenza di modding su Next Gen, cosa veramente veramente assurda. Ma comunque sia ragazzi, dovevamo aspettarci questa cosa, perché comunque sia la Rockstar aveva già bloccato i trasferimenti e quindi bloccando i trasferimenti poi successivamente ha agito direttamente su Next Gen. Quindi veramente un qualcosa di assurdo che la Rockstar sta facendo. Oltre a questo, quindi vi consiglio di non acquistare per adesso profili moddati, fate aspettare un po' di tempo, può darsi che la situazione si sistemi, che aspettate che la Rockstar finisce appunto di controllare tutti i profili eccetera. Se ancora non vi è successo nulla, non illudetevi, perché comunque sia potrebbe succedervi di tutto in questi giorni, veramente veramente ragazzi assurdo. Quando caricherete l'online e vi uscirà la notifica che il tuo saldo è stato modificato, a quel punto mettetevi l'anima in pace che non avrete più un soldo. E ripeto, l'unica vostra garanzia sono le vostre macchine nei vostri garage. Quindi se ancora avete soldi, per favore acquistate un casino di proto. Ragazzi, veramente acquistate tanti
tutte macchine costose, perché poi quando vi toglieranno i soldi, almeno per riacciuffare un po' di milioni, sapete dove andare. Quindi acquistatevi questa, acquistatevi ragazzi tutte le macchine da 1 milione se ancora avete soldi, perché così poi una volta... Spero non vi succeda, però se per esempio verrete in un certo senso bannati, avrete da dove ottenere denaro. Vabbè, io per fortuna ho tutte le attività eccetera, quindi posso facilmente fare soldi. Per adesso vedrò se riesco ad organizzarmi diversamente eccetera. Prima di andare a modificare la nuova moto che è uscita, vi volevo parlare del DLC di Halloween. Si sta veramente tantissimo parlando di questo DLC, non si sa nulla di ufficiale, però a quanto ho capito uscirà una nuova moto con uno scheletro sopra, e sarà veramente fighissima. E ovviamente vi porterò un video nel momento in cui la Rockstar annuncerà questo DLC. Comunque sia, state tranquilli, le modifiche delle varie auto ve le porterò, perché comunque sia ho parecchi milioni, diciamo, tra auto eccetera, tra auto e moto c'ho ancora parecchi milioni, quindi mal che vada posso vendermi delle auto per mostrarvi nuovi contenuti, quindi questo non è un problema. Inoltre si sta parlando anche del fatto che la Rockstar diminuirà i vari DLC a partire dalla primavera del 2017. Questo perché? Perché comunque sì, adesso uscirà Red Dead Redemption 2. E con l'uscita di Red Dead Redemption 2 la Rockstar Games si concentrerà più sull'online di quel gioco e non su GTA. Quindi in poche parole, man mano GTA 5 sarà sempre con meno DLC eccetera. Quindi i più bei DLC li avremo in questi mesi prima della primavera. Ma comunque sì, adesso oltre a tutte queste novità finalmente possiamo passare alla modifica di questa nuova moto, che devo dire costa un casino di dollari, porca vacca. Adesso dobbiamo fare attenzione a come spendiamo i nostri soldi. E vabbè, allora le armature per adesso, vabbè, per adesso ragazzi evitiamole. Vi faccio vedere direttamente l'estetica. Allora, l'estetica è fighissima. Telaio inciso, poi parafanghi. Guardate che figata di parafanghi. Mettiamoci assolutamente questa con la presa d'aria. Cioè, però la Rockstar ragazzi è bastarda, eh. È veramente bastarda. Guardate qua, maschera aliena, luci colore... colore 2. Abbiamo le luci ragazzi. Dovete sapere che la moto che uscirà di Halloween avrà un teschio tipo questo. Questa è una maschera aliena, però la moto di Halloween avrà un teschio con le luci appunto di vari colori eccetera. Allora, poi abbiamo coda affilata. Sì, coda affilata è molto più figo. E i serbatoi, mamma mia. No vabbè, vaffanculo, tanto $700, cazzo ce ne frega. Allora, motore, abbiamo pure il colore del motore, colore figo. Colore figo proprio. Vabbè, diciamo che non costa tantissimo. Vabbè, potenziamola, facciamo pure le varie armature. Comunque sono rimasto fregato raga, sono rimasto veramente fregato. Fatemi sapere voi nei commenti se vi è successo qualcosa, per favore proprio. Luci, vediamo un po'. Vabbè, mettiamo l'oxeno. Purtroppo ragazzi non possiamo farci nulla. Aspetta un attimo. Tribale. Vediamo un po'. Ok ragazzi, l'ho fatto così. Guardate che figata. No vabbè, veramente bellissima. E vabbè, le trasmissioni le mettiamo da gara. Dai, tanto consumiamoci questi soldi. Qua non ce la faccio a comprare il turbo. E ormai ragazzi è diventato un poveraccio anch'io. Vabbè, perché non me lo posso permettere. Si ritorna ai vecchi tempi. Ed ecco qua la moto. Veramente bellissima e velocissima. Adesso non so ragazzi paragonarla alla velocità delle altre moto, però è molto veloce anche questa. Sì dai, è molto veloce. Comunque ragazzi, se avete auto costose non ci sono problemi, ve le vendete piano piano man mano che escono i DLC e vi comprate roba nuova, non c'è problema, come farò io. Tra l'altro non spenderò molti soldi alle armi e cercherò di fare attività quando posso eccetera. Tranquilli ragazzi, non ci sono problemi, anche perché vedrò se riuscirò a farmi qualche altro personaggio, ma per il momento no, perché
Sarebbe un suicidio fare un altro personaggio in questo periodo della Rockstar, perché in questo periodo la Rockstar sta veramente facendo di tutto per togliere di mezzo i ban e le cose illecite su GTA Online. L'unica cosa, e ripeto, che non capisco è perché sta facendo tutta questa cosa adesso e non l'ha fatta all'inizio. Perché la nostra cara amata Rockstar ci ha prima guadagnato con il modding, perché i modder facevano pubblicità, eccetera. E adesso che magari si è riempita di soldi, vuole accumulare altri soldi con le Sharkars, quindi ci sta mandando tutti a fanculo. Però, vabbè. Ditemi se vi è successa anche a voi questa cosa, fatemi sapere nei commenti, iscrivetevi al canale perché arriveranno nuovi video e altri contenuti riguardo i DLC di Halloween, eccetera. Inoltre, ragazzi, vi volevo dare anche una novità di Halloween sul mio canale, però non ve la dico in questo video, vi lascio proprio con la suspense. Se volete sapere che cosa succederà, che cosa uscirà ad Halloween o nei pressi di Halloween sul mio canale, troverete altre informazioni sulla pagina Facebook che ancora non ho scritto, ma che scriverò nei prossimi giorni. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti. No mercy, ain't no mercy.